Un museo a cielo aperto all'interno di una delle ville più belle del mondo. La Valle dei Platani è un'oasi di pace nel cuore di Villa Borghese, a due passi dal bioparco. Un unicum dal punto di vista botanico, perché ospita l'unica isola urbana di antichi platani orientali presenti in Occidente. Questa è una porzione di villa che si conserva dal 600 più o meno pressoché indisturbata. Contiene questi 11 esemplari di platani monumentali di Platanus orientalis, fatti piantare dal cardinale Scipio Borghese all'inizio del 600. Gli alberi messi a dimora nel 1605 furono 40, i superstiti sono 11, delimitati da una bassa recinzione per motivi di sicurezza e per proteggere le radici dal calpestio che compatta il suolo e impedisce ad aria ed acqua di raggiungere facilmente l'apparato radicale. È un modo di tutelare l'albero e farlo continuare a vivere il più possibile. Per salvaguardare questi giganti centenari, inseriti nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, sono stati fatti interventi di rigenerazione del suolo ed effettuate potature degli alberi vicini per migliorarne l'esposizione alla luce. Un'operazione realizzata dal comitato organizzatore del concorso ippico di Piazza di Siena, in collaborazione con il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e con il supporto di associazioni e amici di Villa Borghese. L'obiettivo è conservare questi magnifici esemplari e propagare un patrimonio genetico unico. Per questo, nel 2021 è stato avviato un progetto con la messa a dimora nella valle del primo clone di Platanus orientalis, riprodotto per Talea. Tecnica di riproduzione vegetativa che utilizza parte di una pianta, in questo caso presa da uno degli 11 esemplari superstiti. In continuità con questo progetto di piantagione abbiamo sviluppato un accordo, Roma Capitale ha sviluppato un accordo con l'Orto Botanico e il Dipartimento di Biologia Ambientale. E in primavera andremo a fare un altro intervento per appunto la propagazione del gioco antico attraverso la marcotta. L'accordo, firmato nel 2023 dall'Università Sapienza e da Roma Capitale, porterà alla sperimentazione di tecniche diverse di propagazione, finalizzate alla trasmissione alle future generazioni del patrimonio genetico dei platani monumentali. Uno studio che, progressivamente, si estenderà agli altri alberi monumentali della città.